Eccoci qua ragazzi, ciao ciao a tutti ragazzi, benvenuti, benvenuti, mi sentite tutto a posto? Oggi si torna al mondo dello spettacolo, al mondo del cinema, al mondo della televisione. Abbiamo intervistato fumettisti, vignettisti, musicisti, eccetera eccetera. Abbiamo avuto un po' di tempo fa Valerio Lundini, avete apprezzato tantissimo l'intervista a Valerio, è stato molto divertente, quindi ho detto perché non invitare anche un'altra persona, un'altra grande della televisione contemporanea. Mi sono fatto dare il numero da lui in maniera super viscida, però finalmente dopo tanto tempo posso avere qui con me Emanuela Fanelli. Ciao Emanuela, ciao, benvenuta. Aspetta che mi sposto. Grazie. Come stai innanzitutto? Grazie. Io bene, mi piace molto quando fai l'elenco dei nick perché sembri una persona che ci ha avuto un episodio, un colpo di caldo. Sì, sì, ma poi sono nomi assurdi più che altro, quindi insomma sembra ancora più assurdo, vabbè. Ancora. Rifallo presto, per favore. Sì, sì, dopo a fine intervista probabilmente mi ritoccherà farlo. Allora, Emanuela, io ti ho voluta qui perché, a parte vabbè la pezza per cui sei diventata, come si suol dire, virale, te diciamo che hai avuto dei trascorsi molto importanti su cui ho molte curiosità da chiederti, ho molte domande da fare. Con la giustizia. Evitiamo. Pensavo fosse acqua passata, grazie. No, non voglio assolutamente tirare fuori i tuoi guai giudiziari, ma assolutamente volevo parlare della tua filmografia, ma anche dei tuoi esordi, perché no? Perché dell'esordio non ho trovato molte informazioni, perché te hai iniziato col teatro da giovanissima e quindi volevo capire come ti sei approcciata al teatro e perché hai deciso di fare teatro, perché la vocazione artistica, ecco. Guarda, qua sarebbe tanto bello dire quegli aneddoti tipo Monica Vitti mi è apparsa in sogno, mi ha detto Emanuela credici, e in quel momento una matta, che adesso mi rivelo La Magnani Nannarella. No, allora, cioè, io ero un po', mi è sempre piaciuto, in realtà ero un po' le bambine di quelle insopportabili, nel senso facevo scherzi, imitazioni, scrivevo le recite, le facevo fare alle cugine, mi incazzavo pure se non dicevano bene le battute che avevo scritto io, poverine, e le ringrazio sempre. Insomma, quando poi sono cresciuta facevo teatro a scuola, quando ti facevano fare gli spettacoli, ma io ero molto contenta di farli. E poi al liceo c'era questo laboratorio, al mio liceo, che è il Marco Tullio Cicerone di Frascati, che saluto, e chi faceva il laboratorio di teatro però non era sfigato, c'era uno di quelli fighetti di scuola che a quell'età ti fregano, a 16 anni, quindi l'ho fatto. Il regista mi ha chiesto se volevo iniziare a lavorare con la sua compagnia proprio da adulti, quindi ho iniziato a fare tutti i spettacoli seri in cui facevo il coro, insomma teatro classico, però ogni volta che c'era, diciamo, un ruolo comico me lo davano a me. Ma perché vedevano in te un ruolo più da comica o comunque un ruolo più divertente, brillante rispetto a un... Perché volevi farlo te o perché proprio vedevano in te già qualcosa di più? Ma un po' tutte e due, ho fatto dei ruoli seri, però non lo so, forse vedevano, dicevo, le cazzate, cioè le battute, queste cose qua, perché poi più gli spettacoli sono seri più si prestano a delle ridarole. Molto più degli spettacoli comici, cioè gli spettacoli seri ti invitano proprio, e quindi forse erano quello, non lo so, dicevano che prendevo i tempi comici, quelle cose che si dicono di teatro, così, e quindi ho fatto un sacco di spettacoli, però sempre, non è che chissà in che teatri, con tutto rispetto, però certo, certo. Quindi proprio cose di paesi, di mattinée per le scuole, con i ragazzini che ti urlano i canti volgari, queste cose qua, una bella gavetta. E poi ho iniziato a scrivere delle cose mie, ho iniziato a fare spettacoli con cose mie, anche con altri amici, così qua. Poi mi ha visto Federica Remotti, che è un agente, faccio fatica a dire agente perché mi sento cretina. La conosco. La conosco, è l'agente di un mio caro amico Claudio Di Biagio, che è Claudio, certo. Mio fratello praticamente, quindi sì sì, è la sua agente. Ecco, sì, sì. Siccome io mi vergogno a dire la mia agente perché mi sento cogliona, non è che se uno dice il mio agente io penso guarda che coglione ha detto il mio agente, però se lo dico io mi sento deficiente, quindi faccio dei giri tipo è la ragazza che si occupa di gestire, sembra tabù. E comunque lei mi ha visto una sera in un locale che leggevo dei monologhi miei e mi ha detto insomma che voleva parlare. Ho iniziato a fare i provini al cinema e così ho cominciato a fare delle cose al cinema, così.
Però questo, prima del tuo esordio al cinema, che secondo me è un esordio molto importante di cui voglio parlare dopo, perché comunque stiamo parlando di Caligari, volevo parlare anche dell'anno prima, cioè del cortometraggio, che è un film d'amore, no? Per cui tu hai vinto anche un premio come migliore attrice. Sì, sì. Ho quello che era il 48 ore film project, che magari per chi non lo sa è questa cosa che si fa, non so se lo fanno ancora, si presentavano delle squadre, diciamo, che avevano nel loro, diciamo, sceneggiatori, regista, attori che avevano contattato, uscivano fuori una parola, un oggetto e non mi ricordo cos'altro che bisognava inserire in questi cortometraggi. Ogni gruppo estraeva un genere, quindi c'era horror, commedia, film d'amore, cose così, e si avevano 48 ore per scrivere un cortometraggio con queste caratteristiche. E io quindi ho partecipato con dei ragazzi che me l'avevano chiesto, ho vinto, poi lì fanno le cose serie, ho visto Best Acting in a Female Role. Sì. Allora, la premiazione però non me l'avevano detto che avevo vinto, è una bella sorpresa, è stato bello. No, io l'ho visto il corto, l'ho visto, si trova su YouTube tranquillamente. E vabbè, ero piccola, vi chiedo scusa. No, no, ok, forse sì, eri piccola, però è la cosa interessante secondo me di quel corto è che si vede già la Fanelli, che poi vedremo dopo, cioè che sfonda la quarta parete, parla direttamente con il pubblico, che è molto brillante. Sull'ironico ora ovviamente non si parla dei monologhi che hai fatto più avanti, però già c'era tutta quella roba che poi abbiamo imparato ad apprezzare e condividere sui nostri social, perché praticamente sei ovunque, sei diventata anche un meme, no? Hai visto un meme nell'italiano, quello, insomma, il capiamo. Lo rifaccio, perché se no ripetono pure questa. No, 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 è meglio di no, no. Poi te lo chiedono per strada, sai, fammi questo, fammi quell'altro, insomma, penso sia anche abbastanza. Me lo chiedono. Davvero? Me lo chiedono. Fammi me questo. Una volta... Allora, a Trastevere mi so, perché mi pare, cioè, ovviamente non è che sono, non è che dico, il mio dramma che mi sorridono, io so no, no, chiaro, dico chiaro, tutte cose carine, non è che mi danno fastidio, però uno mi ha detto, te prego, come fai così, Glielo ho fatto perché mi pareva brutto, solo che stavo a Trastevere mangiando, passavo la gente e mi pareva una deficiente che facevo così, comunque la gente che mi guardava. Quindi un altro che me l'aveva mezzo chiesto, che ho detto ti prego, mi imbarazzo tantissimo, ti prego non me lo far fare. Però poi vedi, uno studia, fa, scrive, poi questa cavolata, questi gesti così, ma già è stata. Internet così, ma voglio parlare di internet e della pezza più avanti, perché appunto nel 2015 te sei in Non essere cattivo di Claudio Caligari, che è un filmone, e io ti voglio chiedere com'è stato il tuo esordio cinematografico, cioè come l'hai vissuto e come hai vissuto il lavorare con un colosso come Caligari, perché penso sia stato un film anche abbastanza difficile da girare, insomma sappiamo tutta il making of, la produzione è stata lunghissima, un sacco di difficoltà eccetera, poi l'aiuto di Mastandrea, insomma un film veramente eccezionale anche nella sua produzione, nella sua storia, la lettera Scorsese, quella roba fantastica. Ecco, com'è stato lavorare a quel film? Beh, emozionante sotto tanti aspetti, anche perché era il primo film per me, io veramente sapevo solo che dopo Azione potevo parlare, il resto niente, cioè non sapevo proprio nulla, quindi era quel film là particolare. Io Caligari, io ho girato 5 giorni, l'ho visto purtroppo solo 2 mi pare su 5, perché già non stava tanto bene, mm-hmm. Però quando c'era, insomma, me lo ricordo molto bene, mi ha proprio colpito, era bellissimo perché tutte le persone che lavoravano a questo film, la troupe, qualsiasi persona stava lì, la produzione era piccola, quindi non è che era il film che ti faceva svoltare i mesi, per la truppa anche, me giustamente la prima cosa che facevo non è che chissà che cosa, però stavano tutti là perché ci tenevano tanto a fare questo, a partecipare. Il regalo è brutto dirlo, perché comunque se lo meritava molto Caligari di girare quel film, quindi non è una concessione, però erano tutti felici di partecipare a questo progetto che purtroppo si sapeva sarebbe stato l'ultimo, bellissimo. Grazie. Comunque è un film, uno dei film più belli degli ultimi anni. Poi io personalmente dal nulla mi è capitato il provino, già l'ho detto, non vorrei ripetere, comunque il ruolo era di prima smandrappata, che è stato un po' importante come primo provino al cinema, perché forse è il primo provino che ho fatto nella mia vita. Ah sì, eh? Sì, cioè proprio il primo provino. È andato bene, quindi consideriamolo un buon augurio. Però stavo là comunque parlando così, mi ricordo che c'era il casting, devo dire le cose, e lui mi aveva detto, tu di che quartiere sei? Mi ha detto Morena, che è un quartiere di Roma, di periferia. Mi ha detto,
fammi più morena che puoi. Ho pensato a una persona in particolare che conoscevo nel mio quartiere, in quello stile là, perciò molto bello. Poi facevo una cosa piccola, però è stato proprio bello. E il primo film, quello, è proprio una soddisfazione, anche aver fatto la prima smandrappata. Cioè, io non credo che nessun altro attore italiano ci abbia un esordio più bello del mio. No, difficile effettivamente, perché c'era proprio scritto prima smandrappata, sì, immagino, da Emanuela Fanelli. Quindi quello è stato un orgoglio per me, anche per la mia famiglia che mi ha pagato comunque le scuole. E è ben contento di ritrovarmi così. Se ti interessa, su Wikipedia c'è una versione edulcorata, c'è scritto la prima ragazza, c'è scritta, non prima. Ma chi è che ha scritto questa menzogna? Io m'offendo. Ma quale prima ragazza? No, prima smandrappata. Ci sta, ci sta. Adesso come si cambiano su Wikipedia? Non lo so, devi vado a modificare. C'è il coso, modifichi. Va bene, se ci sta seguendo, io facciamo un appello. Ma se fuori, io sono una di quelli mitomani che si sono fatti la pagina da soli. Beh, allora devo andare subito a modificare. Lì ti saresti tradita, però no. Chi l'ha modificata, cioè, chi l'ha scritta, vi prego, modificate, per favore. Comunque anche le altre, seconda ragazza, terza ragazza, cioè proprio così. Tutte bugie. No, immagino, tutto un complotto, sono tutte bugie. Eravamo tutte smandrappate, io ero la prima, poi c'era la seconda e c'era la terza. Allora, poi l'anno successivo hai lavorato a Gli ultimi saranno ultimi di Massimiliano Bruno. Per chi non lo conoscesse, lo dico alla chat: Massimiliano Bruno è martellone di Boris, poveraccio, lui si porta sempre dietro questo gioco, però è conosciuto soprattutto per quel personaggio iconico, va detto, però è un regista che ha fatto un sacco di commedie in Italia e che sta provando dall'interno a cambiare un po' il flusso, cambiare un po' la direzione della commedia italiana, ecco, che ha avuto tante fasi. Secondo te qual è il futuro della commedia italiana attualmente, dato che hai lavorato con Massimiliano, che ci lavora sempre, continuamente? Scusa, mo mi è venuto da ridere, poi non so perché non vedo quanta gente sia. Hai visto quel video? No, perché mi è venuto in mente di racconta. Scusate, una cagata, però tu mi hai detto qual è il futuro della commedia italiana. Mi è venuto in mente il video di quello che sta dietro il bancone, che si gira e fa: ma io che cazzo ne so. Ah sì, quello della carne. Sì. Ma mi è venuto in mente di dare questa risposta con te che rimanevi lì. Scusa, guarda, sarebbe stata assolutamente la miglior risposta di ogni mia intervista della storia, però peccato, ce la siamo bruciata così. Però va, vabbè. La domanda è importante. No, scusa, perché purtroppo ho riso, non avrei dovuto ridere, mi sono fatta ridere sola nella tristezza della. Non ti preoccupare, è stata apprezzata anche dalla chat, che te sei dal telefono, poi magari recuperi dopo, ti passo il link e recuperi dopo la chat. Devo fare la pausina che ha fatto il signore dietro al bancone e dirtelo serio. No, allora, il futuro della commedia italiana non lo so. Io devo dire, negli ultimi anni non sono tanti i film italiani di commedia che mi hanno fatto ridere. Però io sono un po' nel senso, non rido, rido molto nella vita, però le cose che invece nascono per far ridere raramente mi fanno sganasciare. Io sono una super fan della commedia all'italiana, cioè, quindi grazie a chi sappiamo noi, cioè nel senso, certo, ci vuole poco. Quindi te di Monicelli, insomma, vecchia scuola. Scuola, certo, scuola, tantissimo. Monicelli. Mi sembra che si sia persa un po' la fiducia nel pubblico, nell'intelligenza del pubblico. Io a volte vedo dei film con queste battute semplici, anche spiegate o molto telefonate, invece secondo me la risata è anche la sorpresa, la fiducia nel pubblico nel farlo arrivare. A me le cose che mi hanno fatto tanto ridere nella vita magari non sono il battutone, ma sono quelle cose che stanno nei film, che sottintendono altro, per gusto mio, o anche le persone, i comici che mi piacciono non sono quelli che si spiegano molto, neanche quelli ermetici che si capiscono da soli. Quindi secondo me bisognerebbe ritornare a scriverli bene, fidandosi dell'intelligenza del pubblico, perché ogni tanto ci stanno storie che è vero, sai già l'evoluzione, sai pure già come andrà a finire. Boh, e qui ci sta un altro, io che cazzo ne so, però effettivamente chissà perché, scusi, ma oppure come diceva Elio, a parte che saranno anche cazzi miei, però insomma, esatto. No, io mi sono sempre chiesto perché i produttori ora sottovalutino un po' il pubblico, cioè, e il pubblico si è un po' inaridito di conseguenza, c'è stato un po' un cane che si morde la coda, non lo so. Però secondo me questa è una falsa credenza, nel senso che poi ci vediamo le serie fighissime, super complicate,
scritte benissimo, che si trovano su ogni piattaforma, però il pubblico è lo stesso. Allora, o siamo intelligenti da capirle, o siamo deficienti e ci dobbiamo vedere le cose basic. Io credo che il pubblico poi sia sempre lo stesso. Alcuni preferiscono delle cose, alcuni altre. Però non è livellato sullo stesso gusto. O comunque ci sono anche persone che fino adesso si sono viste delle cose perché non c'era alternativa. Se magari ci sono alternative, uno può scegliere. Anche perché a volte magari pensano, credo, i produttori, ci mettiamo questo perché questo chiama gente che va al cinema, mettiamoci quest'altra per lo stesso motivo, e diventano cose molto più importanti rispetto alla storia che si racconta. Però adesso, se ci pensiamo, gli attori che proprio ti spingono a dire vado al cinema perché voglio vedere lui sono pochissimi. Però se un amico tuo ti dice guarda, c'è quel film, è una storia pazzesca, devi vedere, ci vai. Non è che dici corri che è uscito l'ultimo con la Fanelli imperdibile, perché c'è una Fanelli. A me non mi si fila nessuno, non so di quelli, però per dire, non potevo fare altri nomi. Sennò... Scusa se stavolta rido io, ma mi hanno segnalato dalla chat che Wikipedia è stata effettivamente fixata. Hanno messo prima smandrappata sulla pagina di Non essere cattiva. Grazie, grazie. Veramente chiunque sia stato, ti ringrazio con tutto il cuore. Spero non cambino, ma tanto è giusto così. No, la fonte sei te. La fonte sei te. Come fanno a cambiare? È impossibile. Non posso venite, cambiare. Venite a dire che mi sono sbagliata. Viece. Sono ancora al copione. Viece. A proposito di comicità da cabaret, comicità un po' più alta, eccetera, a me ha colpito molto una serie a cui tu hai lavorato. Hai avuto un ruolo anche molto interessante, molto importante, che è Dov'è Mario? Una serie che sembra semi passata inosservata. Io bracco Guzzanti da circa 6 mesi per un'intervista e tutte le volte mi ghosta come un pazzo, però io continuerò all'infinito finché non mi risponde, e mi deve mandare proprio a fanculo, se no non mi smuovo. Però ecco, Dov'è Mario? Non ti ci manda. Lo so, sei educatissimo, tra l'altro, è stato bravissimo nel ghostarmi. Però, e ecco, Dov'è Mario è stata veramente interessante, perché secondo me a un certo punto, e questo secondo me l'hanno capito in pochi, lui fa un esame di coscienza, e qui arrivo alla domanda che voglio farti, cioè io ho fatto comicità da tormentone e quello, un buti, eccetera, e poi ho fatto una comicità anche più alta, la satira, eccetera, e io mi metto a nudo. La tua comicità, il tuo modo di fare, anche alla pezza, ma nei tuoi monologhi, secondo te dove si classifica? Cioè, dove la possiamo trovare? Che tipo di comicità è? Guarda, in realtà secondo me mi colpisce questa lettura che hai dato, non ci avevo mai pensato così a Dov'è Mario. In realtà, perché per me Corrado, anche quando c'era quello o un buco, anche a me faceva ride di brutto, Funari, dammi la tre, non era, c'era comunque cioè non è quello che io penso come tormentone. Mm-hmm. E anche se ce n'erano, cioè io penso ad altro. In realtà lì io mi sono fatto un esame di coscienza io da pubblico, perché magari per chi non l'ha vista, praticamente Corrado Guzzanti era un intellettuale che si chiamava Mario Bambea, che scriveva libri, intellettuale radical chic, come vengono nominati, insomma, no, questa definizione orribile. Fa un incidente con la macchina, ha un danno alla memoria, per cui lui di giorno è se stesso e di notte diventa Fabrizio Capoccetti, detto Bizio Capoccetti, che è un comico, va in un teatrino proprio di persone con svariati carichi penali pendenti e fa il cabaret, insomma un umorismo veramente becero, e io recitavo ovviamente con questa, cioè io ero quella che poi diventava la fidanzata di Bizio Capoccetti, un ruolo bellissimo, si chiamava Cinzia, scritto da Corrado Guzzanti e Mattia Torre, mi fa molto piacere nominarlo. Certo. E io mi ero fatto un esame di coscienza da pubblico, perché quando Corrado Guzzanti nei panni di Bizio Capoccetti faceva i monologhi grevi di Bizio, ma diceva cose pure assorbenti con le ali e che te deve volare la sorca, cioè delle cose gravissime, che io se sentissi farei quella che, mamma mia, che, ma rendiamoci conto. In realtà schermata dal fatto che lo stesse facendo Corrado Guzzanti, ridevo, ma non ridevo soltanto perché lui faceva quella parodia lì, a me in realtà certe volte mi facevano ridere proprio le battute, ma ero schermata dal fatto che a dirle fosse Corrado Guzzanti, quindi mi sono chiesta pure io, ma quanto ti senti bella intellettuale con l'umorismo alto, se poi in realtà pure te c'hai dei
pregiudizi, non so se mi sono spiegata. Sì, lo sai, però... nell'internet questa roba c'ha un nome ed è il layer, cioè lui, cioè il vario, cioè diciamo che c'è un livello nella battuta, perché lui dicendo ti deve volare la sorca ha fatto una battuta greve, ma te ridi perché sta prendendo per il culo chi effettivamente fa nella realtà, senza vergognarsi, quella battuta. Secondo me anche lì, sì, anche lì c'è la risata. Quello. Però puoi pure ridere per i tempi, anche semplicemente perché ha detto questa cosa. Certo, certo. Cioè, quindi siccome i vari livelli, poi insomma pure io nella pezza, nelle cose che faccio, mi piace giocarci, non mi sto paragonando a Guzzanti, che è meglio se mi sparo, però no, vabbè. È una cosa su cui mi diverto pure io, infatti vedo che ogni tanto le reazioni dico, ah ok, quindi a te è piaciuta questa cosa, ok, magari ce n'erano altre, ma non dico, ah mi spiace per te, non ci sei arrivato, beh, no, io lo faccio, poi ognuno ride su quello che gli pare. Ho capito, però ritornando alla domanda originale, secondo te la tua comicità a che sfera appartiene? Una comicità surreale, una satira sociale, che cos'è secondo te? Un po' di tutto? Guarda, non lo so, perché io in realtà faccio le cose che farebbero ridere me. Ah, ok. A prescindere. Questo, non che poi io stia davanti alla TV e quando mi vedo esilarante mi spiscio, perché sennò mi vado a ricoverare. Ovviamente ridono più gli altri rispetto a me, però io lo so, una cosa che magari penso, se la vedessi riderei, quindi quello è sempre il metro. Poi come si chiama non lo so, forse, che ne so, a piedi scarsi, forse quella può essere satira sociale, però ha preso in giro un po' il mondo del cinema, della fiction, con Simonetta, i video da scema sul monopattino, era per prendere in giro i luoghi comuni e anche la retorica che c'è intorno a Roma e ai romani, quello non so come si chiama. È una cosa particolare, che io quando l'ho vista l'ho capita la satira sociale che si voleva fare, no? Con quei monologhi anche a piedi scarsi, che è fantastico, ma io l'ho capita perché ho degli amici che effettivamente lavorano nel mondo dello spettacolo e mi hanno raccontato molto quella dimensione lì, no? Cioè girare tutto a Roma, anche se si fa una serie in Sicilia, ambientata in Sicilia, bisogna girarla a Roma, e gli attori romani con l'accento siciliano, questa... ma secondo te, cioè, com'è nato questo fenomeno? Perché tutto a Roma? Perché c'è questo meme dell'ambiente romano per gli attori o comunque i mestieranti del cinema romano? Guarda, io in realtà poi pure pensavo, vabbè, ho scritto questa cosa, forse in realtà non gliene frega niente a nessuno, ridono solo quelli del settore dell'ambiente così. In realtà mi sono resa conto che invece hanno riso tutti, perché poi da pubblico magari certi non ci avevano fatto caso, ma appena si capisce la gag, certi hanno detto, ah cavolo, è vero, ma sono tutti romani. Sono tutti romani, oppure sono tutti questi film di periferia che sono esplosi, no? Perché tutto a Roma, io credo, nasca anticamente forse da Cinecittà. Vabbè, quello magari... alla base, sì, certo. Però anche quando ci siamo espansi, non... siamo rimasti un po' lì, un po' fermi, secondo me. Perché, no, guarda, questo non lo so. Non lo so, o perché c'hanno, eppure diciamo un dialetto, scusate che se muore di caldo... Roma, anch'io Roma. Sto morendo, ecco, però forse, vabbè. No, non c'era l'estetica giusta. Comunque, forse perché è un dialetto, se ci pensi, anche comprensibile. Mm-hmm. A prescindere dal fatto che i film in teoria, no, si dice dovrebbe essere in dizione, in italiano e tutto quanto. Però se ci sono dei film in romano li capisci, in tutta Italia, non è un dialetto, è un'inflessione. Magari ti sfugge una parola, ma la capisci dal contesto. Se un film in padovano stretto, io forse non lo capisco, ma vediamolo comunque con i sottotitoli. Quello succede pure col napoletano. Sì, con Gomorra, ho visto, è andata benissimo, è andata molto bene, nonostante, beh, c'erano i sottotitoli. Ma io credo sia una comodità per spendere di meno, visto che la maggior parte dei film si girano a Roma, non è che puoi pagare l'albergo, cose, troppi soldi, invece già stanno tutti a Roma, troupe, non lo so. Si risparmia, sì, no, ma sicuramente però anche per un fattore... Sì, si risparmia. E invece, come ti spieghi, sempre parlando di comicità, di cinema, eccetera, il fenomeno di Checco Zalone? Perché te hai partecipato al video Immigrato e Zalone ogni volta che fa un film sbanca, c'è un sacco di movimento, di chiacchiere, di recensioni, gente che si massacra. E secondo te perché fa così tanto successo? Non lo so, perché quando abbiamo fatto il video insieme, a me aveva fatto ridere, mi aveva fatto sentire la canzone e avevo capito la comicità, insomma, del tutto. Poi c'è stata pure una gran polemica, non so se ti ricordi, quando è uscito, che lo tacciavano di razzismo, Zalone, come se fosse vero quel testo. Beh, io ero colpita, perché quando lo stavamo girando, lui, cioè, a un certo punto esce e si mette nella posizione
di Mussolini dicendo una cosa, io vedendola lì stavo là, ho pensato vabbè forse un po' troppo didascalico, cioè si è capito, no? Poi ho visto il video, l'aveva messo pure in bianco e nero, quindi proprio oh. E invece niente, cioè non era troppo didascalico, ma ha fatto ridere che delle persone abbiano pensato che fosse un testo serio, un testo in cui uno dice che ha lasciato il porto spalancato, cioè mo vabbè che ognuno non c'ha lo stesso senso dell'umorismo, ma era palese. Lui gioca molto sul discorso dei layer, no? Sull'essere ciò che prende in giro. Hai già abbracciato questa definizione, vedo, in maniera repentina. Adesso voglio iniziare a dirlo, perché non è che sono veramente stata trovata in mezzo a una via, mio caro Dario. Ho imparato questa parola, la dirò molto molto più. Grazie a te. No, grazie, prego, prego. Appunto, lui interpreta ciò che prende in giro. Forse ha trovato una chiave, guarda, io non lo so perché faccia così, non perché a me non faccia ridere, però il fatto che prenda così tante persone, io credo che abbia molto a che fare pure lui col fatto che fa cose che divertono sé per primo, perché ogni tanto sul discorso dei film a me capita di vedere cose che vengono fatte perché pensano che al pubblico piacciano. Invece okay, forse lui fa cose che lo divertono, in realtà poi il film diceva tutt'altro, no? Quindi rispetto alla canzone, in realtà ho un po' anche ammirato il coraggio, perché uno che fa quei numeri alla fine non è che è interessato a prendere una posizione, anzi in realtà non gli conviene neanche tanto prendere una posizione, perché poi rischi di perdere, siccome lui fa dei numeri che non sono umani, cioè non fa proprio parte del campionato cinematografico italiano a livello economico. Ho apprezzato il fatto di avere un gran seguito e usarlo per dire la propria opinione a prescindere dalle conseguenze, per dire secondo me io la penso così, non è una cosa che fanno tutti. No, assolutamente, anzi io penso che Zalone, che piaccia non piaccia il film, ti piaccia la regia non ti piaccia, si schiera molto, cioè è politicamente schieratissimo Zalone, ma non da Tolo Tolo, ma da sempre, io penso. Anche perché, scusa, i personaggi che interpreta in tutte le cose, anche nelle canzoni, lui interpreta qualcosa e la maggior parte delle volte critica, e per criticarlo lo incarna, ed è il modo più semplice di prendere in giro qualcuno o qualcosa. Eh sì. Farla, mostrarla. Mostrarla e abbracciarla e interpretarla anche, un po' come faceva, possiamo dirlo ora con tutti i dovuti paragoni, per me ovviamente sono due mondi distanti, però lo faceva anche Villaggio con Fantozzi. Altro grande che secondo me è poco riconosciuto, forse per la sequela di film diciamo un po' più mediocri che sono venuti fuori dopo i primi due, secondo me sensazionali. Lo so, io ho un problema mio personale, sono dei capolavori anche i libri, cioè soprattutto Madonna. Purtroppo da quando sono piccola, e ci ho riprovato durante il lockdown, perché io so quanto è fondamentale Fantozzi, io non riesco perché mi sento male, non riesco a vivere, mi sento male, mi dispiace per tutti. Ma empatizzi con... cioè ti fa pena. Cioè, quando c'è la figlia che la attaccano alla... Madonna. Alla pendiabili, gli tirano le bucce, a me non mi viene da ridere, mi si strazia il cuore e non ce la faccio. Però la bellezza di Villaggio e del personaggio di Fantozzi, che un po' giustifica tutto, ed è la cosa che mi ha sempre un po' colpito, anche se non ce la faccio a vederli, mi dispiace, non riesco a sganasciarmi, è che Fantozzi appena ha un briciolo di potere diventa brutto tanto quanto gli altri. Questa cosa secondo me ha un significato splendido e giustifica anche tutte le risate, perché non è il poveretto a cui che è stato sfortunato, è solo che è capitato dalla parte di quelli che abbozzano, come si dice, perché appena ha un attimo di potere lui è uguale agli altri. Sì. Però ecco, quella è una bella critica sociale, una bella satira sociale, e incarnata perfettamente da Paolo Villaggio, grandissimo. Eh sì, i libri sono molto sottovalutati, perché quando uscirono i film ovviamente incassarono un boato, però io per esempio mi sono sentito anche la versione audiolibro, tra l'altro narrata da lui, tra l'altro c'era anche un racconto inedito dentro, fighissimo, da brividi, tutto un altro spessore ai personaggi, approfondisce alcuni personaggi che sono macchiette nei film, stupendo, da abbracciare in toto, secondo me, lo consiglio. Sostegno per questa cosa, così do questa notizia ai tuoi
spettatori che io non vedo, quindi secondo me tu potresti essere anche un matto che prima ha detto delle parole in libertà e adesso siamo soli. No, non siamo, siamo io e te 6300 persone in questo momento. Ah, un bacio a tutti. Allora sentite questa, ragazzi. No, per Fantozzi, c'ho anche buscato da piccola, perché ma c'avevo 2 anni e mezzo, ero molto molto piccola, però l'avevano passato questo film di Fantozzi, io mi ero messa a piangere, straziata perché trattavano male, però mi era rimasto molto impresso. Trauma proprio. Trauma, perché non capivo perché trattassero tutti male questa persona. Non ce l'ho fatta, vabbè, quello da piccola ci sta, non capivo ovviamente i riferimenti, però mi era rimasto impresso e siamo andati con mia madre, che c'era una del piano di sopra, tipo col nipote che faceva la comunione, la cresima, vabbè, siamo andati là. E la madre di questo ragazzino che io non conoscevo bene mi si è avvicinata dicendo ciao bella, quanto sei carina, di qua e di là, me lo dai un bacetto? E io ho detto no, che io di solito insomma ero molto socievole, non dicevo no. E quindi questa mi ha detto perché mi dici di no? E la mia risposta è stata perché somiglia alla figlia di Fantozzi. No. Quindi c'è quella poveraccia di mia madre che si è guardata intorno nel gelo dicendo cose tipo che bella casa, come avete fatto, sai quelle cose, perché poi questa signora non ha riso ovviamente, anche perché non era neanche proprio molto carina. In realtà il terrore di mia madre era che sembrasse che lo dicevano loro dentro casa, invece non l'aveva mai detto nessuno, quindi tutto questo incubo che è diventato noi che scendiamo a casa, rientriamo e io che mi becco una sculacciata roteante, volante per la figlia di Fantozzi. Vabbè. Ho preso la sculacciata. La sincerità meritata. Dei più piccoli, va meritata. Bene. Ma sì. Insomma, no. Beh, insomma, non è che si vada la gente. No, quello sì. Quello sì. Non si dice. No, non si può dire, però. Siamo comunque però piccoli. E io ti volevo fare un'altra domanda riguardo appunto la pezza, ci voglio arrivare finalmente, perché l'incontro tra te e Valerio è sensazionale, cioè avete un'alchimia, io poi ho visto anche fuori scena, siete amorevoli, insomma è bellissimo che vi ridete in faccia perché non riuscite a finire le frasi, lo sganassone che scoppi, cioè veramente una roba stupenda. E come hai incontrato Valerio? Cioè qual è stato il vostro primo incontro? Allora, Valerio l'ho conosciuto in un momento particolare per lui, perché stava diciamo cercando di riabilitarsi dopo brutte storie di furti e droghe. Un classico. Chi non ha brutte storie di furti e droghe quando fa... Guarda, lui se fasse due... quelli, come dicono i giovani, spinelli, rubava gli scudi dei motori. Gli spinelli di droga. Gli spinelli di droga. No, sto scherzando, ovviamente. No, l'ho conosciuto perché io faccio 610 su Radio 2 con Lillo e Greg. E ho fatto un anno e poi l'anno dopo è arrivato Valerio Londini come un autore nuovo. Io non lo conoscevo, anche se lui già faceva cose sue. Però ci stavamo molto simpatici, poi mi ha chiesto di partecipare a un video di quelli matti per lo spettacolo suo, matto nel senso di questo umorismo suo, ma ha fatto ridere. Sono andata a vedere lo spettacolo, sono diventata fan proprio, però ci vedevamo appunto ogni tanto quando andavo alla radio, perché poi lì registravo, magari una volta registri 15 blocchi di 5 di un personaggio così, però non è che ce l'hai tutti i giorni quando era registrato. Poi niente, Giovanni Benincasa doveva fare il programma che si chiama Battute e Valerio gli ha detto insomma a me Emanuela Fanelli fa ridere, Giovanni Benincasa già mi conosceva, ha fatto questo discorso tipo tu c'hai qualcosa, che però io pensavo fosse un personaggio particolare, invece poi è stata una gran fortuna. Niente, quindi ho fatto Battute, poi Battute per la pandemia non si è più rifatto, bisogna fare un programma più piccolo, una pezza di Rondini Fanelli. Ma io e Valerio nel senso eravamo amici, ci stavamo simpatici, ma neanche che ci sentivamo tutti i giorni. Questa alchimia per me è fortunatissima, perché poi lavorare con lui è molto semplice, anche tante volte che facciamo delle cose insieme, abbiamo un canovaccio e basta, non è semplice avere una sintonia così, un ascolto, e quindi è stato proprio una cosa, un incontro fortunato. Ma cioè ti scrive tutto lui oppure collaborate ai testi, vi influenzate a vicenda? Ogni cosa che faccio io l'ho scritta io. Okay. Quando facciamo le cose insieme... chiacchieriamo insieme, ne mettiamo, buttiamo giù insieme, cioè insieme che può essere un dialogo di qualcosa, poi dipende, se è una situazione in cui lui fa da spalla a me, gli dico guarda devo fare sta cosa, aiutami a andare lì, se io devo fare da spalla a lui lo ascolto, però anche perché comunque abbiamo due modi di far ridere che sono diversi, che per fortuna vanno bene insieme, però
cioè lui c'ha il suo stile, io c'ho il mio, ci facciamo molto ridere a vicenda, però sì, ognuno c'ha il suo. No, è una figata perché te hai questo stile da presentatrice che cerca di tenere in piedi questo programma apparentemente serio e lui arriva e regolarmente butta giù tutto questo castello di carte. Secondo me è fighissimo. Sì. Molto. Poi però figo. In realtà ogni tanto ci sono io che lo metto in imbarazzo quando mi presento, ecco, a fare tipo le cose grevi con Cottarelli, quelle situazioni. A me fa molto ridere le facce di Valerio quando sono in quelle situazioni, che poi io so che la maggior parte sono per trattenere le risate, però viene una cosa di... un imbarazzo, un disagio che no, è molto divertente. Io la puntata in cui ho sentito veramente tanto disagio era la puntata che era tutta settata sul fatto che te avevi una cotta per lui e tipo, ma quella roba lì era veramente, cioè durante tutte le interviste ogni tanto no, ma perché fa così, ora come la fidanzata, ma perché la fidanzata, cioè quella roba lì era veramente carina. Per esempio, non è che là c'era un testo, capito? Cioè io sapevo solo che gli volevo dire, perché lui è un micetto, volevo dire questa cosa, sì. Ma in realtà per far più ridere Valerio, che peraltro, poi in realtà ha fatto ridere tutti. Però in realtà quello, appunto, io sapevo, cioè ho detto facciamo che io penso che tu sei innamorato di me e un po' ci sto pensando pure io, quindi dicevo cazzate così, non è che c'è il copione. Quando ti sei accorta che la pezza ha avuto, cioè effettivamente nel pubblico, un effetto devastante, perché soprattutto tra il pubblico dell'internet, cioè siete riusciti a portare un determinato... Mi fa ridere dell'internet. È quello, perché è il linguaggio di fatto ovviamente di roba surreale, meme addirittura che compaiono nel programma e tanto altro, ed è stato traslato alla televisione generalista, perché comunque stiamo parlando della Rai, e quindi ho visto in giro un plauso del pubblico praticamente enorme, un plebiscito. Quando te ne sei accorta che la pezza aveva sfondato, aveva riuscito a conquistare questo pubblico? Guarda, in realtà un po' da poco, perché poi quando abbiamo fatto la pezza, abbiamo iniziato a registrare a luglio, il 6 luglio dell'anno scorso, che tra l'altro è il mio compleanno, se qualcuno dei 6300 si ricorda mi fa gli auguri martedì, già te ho detto grazie. Sì, me l'hai detto. No, perché me lo ricordo che era il mio compleanno. E poi è andata in onda a settembre però, e noi avevamo iniziato a registrarne delle altre. All'inizio è partito piano piano e in realtà è stata un'idea molto intelligente di Giovanni Benincasa, che è un uomo molto intelligente, cioè di fare un programma clippabile, perché quello è il motivo per cui poi è andato sul web, come dicono i giovani. Cioè perché ogni parte del programma può essere anche estrapolata e vista come uno sketch, ma non solo i video che già nascono con questa idea, ma che so, un dialogo mio di Valerio spezza, cambi un'altra cosa. Questo ha molto aiutato. Poi ci deve essere stato un momento, a me mi hanno iniziato a dire, perché non ce l'ho TikTok, però mi hanno iniziato a dire pure dei ragazzi più giovani, ma tu stai ovunque, tutti i video tuoi su TikTok, voci, che mi è parso di capire che quello aiuta molto. Io non capisco una mazza, manco di Instagram. Però pure vedevo cose, collegamenti di qua di là, video, tag. Poi vedi pure i follower. Io non sono una che usa molto Instagram, non perché sono snob, ma in parte perché non le so fare e sono rincoglionita. Ma anche perché non mi piace tanto fare vedere troppe cose, perché mi imbarazzo, ma pure da prima. Non metto oggi sto a cena, oggi sto a ballare. Se c'è qualcosa di lavoro che può essere simpatica la metto, se no per far fare due risate, ma pure cazzate mie. Private, di vita privata, che ho fatto una cazzata, però mi sono accorta che appunto erano aumentati i follower, io non metto manco gli hashtag, quindi pensavo questi vengono proprio a cercarmi, quindi adesso che un po' stiamo ricominciando a uscire vedo che le persone mi sorridono, mi dicono le cose carine, questa cosa è molto bella, soprattutto i ragazzi del liceo, che poi è un pubblico molto difficile perché non si filano nessuno, pure noi quando c'avamo l'età loro era difficile, confermo, quindi è bello, l'ho visto un po' recentemente, però ecco, siccome siamo stati chiusi poi, è successo in quest'anno di pandemia, non è che io andavo al lavoro e poi andavo in giro, andavo al lavoro e mi chiudevo a casa come tutti quanti, quindi lo sto vedendo un po' adesso, però è veramente bello, perché poi è successa questa cosa con qualcosa che per me e pure per Valerio, cioè io l'avrei visto il programma, sarei stata fan del programma. È proprio una fortuna. Ti dico la verità, anche è bello sentirsi così anche da pubblico, perché ti senti parte di qualcosa effettivamente, perché
stando sempre su internet e vedendo commenti continui sulla trasmissione, su quello sketch, su quella clip, che poi quello che dicevi te di TikTok e di Instagram è vero, perché clippano e poi il pubblico come pollicino torna indietro e cerca di capire da dove arrivano quelle clip e vedono poi il programma, oppure lo vedono anche su RaiPlay. A me capita spesso di vedermi le puntate su RaiPlay se non posso vederlo in TV, ed è quasi bello, quasi tutti su RaiPlay. Io ogni tanto, perché mi abbiocco quando va troppo tardi, non ce la faccio. Sì, ma intanto, quindi me immagino voi. Sì, no, io poi funziona su quello, perché te lo guardi tipo Netflix e ti guardi il programma. E poi è stato bello perché il pubblico, ah, chissà cosa accade oggi, poi si studia la lore, la Fanelli oggi ha detto questo, quell'altro ha detto quell'altro, c'è questo intreccio, e la vede quasi come una serie TV, che poi non è una serie TV, perché poi si spegne tutto e si riaccende da un'altra parte, però alcune cose ci sono, che vanno avanti. Però noi l'abbiamo sempre un po' pensata così. Però pensata pure come una serie in cui è plausibile che io in una puntata penso che Valerio sia innamorato da me, di me, e dico tutte quelle cose, e la puntata dopo non si fa alcun riferimento a quello e nessuno si aspetta che io continui su quella linea. Cioè, un'altra cosa, cioè ogni episodio è un episodio a sé. Tu conosci i personaggi, tutti, compresi Anna Torpedine, il pubblico, Iva Zanicchi, Carmelo, tutti qua, cioè tutti noi, che tutti noi siamo 12, cioè non so manco quanti siamo, però ogni puntata, diciamo che la cosa bella è che a un certo punto è diventato tutto possibile, perché comunque c'era questo patto con il pubblico, perciò ok, avete capito che possiamo fare tutto. Certo. Poi c'è sempre quello, io me lo ricordo le prime interviste che ridevamo, la gente che diceva ma chi è questo deficiente, soprattutto con Valerio, ma che si fanno queste interviste così, vergognati. Oppure che ne so, l'episodio, alla puntata in cui abbiamo fatto finta che mi avessero chiamato da altri programmi, che litigavamo, che c'era la Liosini, così, con le persone che hanno detto ma che mazza, questi hanno litigato, ma che si mandano queste cose in onda, come se fosse successo davvero. Però adesso no. No, adesso hanno capito il gioco, l'hanno capito anche magari quelli un po' più avanti con l'età, e ok, è un programma strambo, secondo me, pensano una cosa del genere. Ma poi secondo me, scusami, tutte le persone, pure quelli super fan, ci reputano molto più intelligenti di quanto siamo. Ogni tanto vedono dei collegamenti che non esistono, a cui non saremmo manco arrivati. Vabbè, a me è successo, per esempio, che a Simonetta c'era tipo il terzo trailer in cui io citavo Bellissima, perché ogni trailer la Magnani parla solo con frasi di suoi film, perché non mi sarei mai permessa di far dire cose random a Anna Magnani, anche perché non c'è più, e poi perché mi piaceva proprio farle un omaggio. E quindi in quel pezzo c'è Bellissima, e quindi è quando lei alla figlia dice di un po' scola, però lo dice a me, che me la prendo sul personale, e dopo ci sto io che bevo, mi tracanno una cosa in un cartone come i film americani, uno schifo. E la gente dice, no vabbè, mi sento male, scola, e poi lei che si scola, manco se sto 15 giorni, no, proprio no ragazzi, molto più tranquillo, è molto più una cazzata. Oppure che ogni tanto pensano che noi nel programma ci riferiamo a cose successe in Italia recentemente, ma anche un giorno prima, che non è possibile, non è mai successo che abbiamo registrato oggi e puntata è andata in onda domani, però a volte si sono create delle convergenze astrali che hanno portato a pensare questo, invece no. Beh, è molto figo, anche perché vuol dire che la gente lo segue con un trasporto. Certo. Però è bella anche la cosa della truccatrice della Magnani, perché quando l'ho vista, quando ho visto la serie, ho visto i trailer della serie, ho pensato, cavolo, qui si fa la parodia alle serie della Rai su qualsiasi personaggio esistente italiano, però allo stesso tempo un bellissimo tributo alla Magnani. Cioè, si può dare effettivamente un tributo alla Magnani senza, cioè, però anche dissacrando, perché no, cioè non c'è niente intoccabile per me, quindi è stato bello. Allora guarda, non è intoccabile, ma io non mi sarei permessa, però secondo me pure questo abuso di questa frase sotto tutte le foto, non me le tocca le rughe, hai visto, no? Cioè, ma poi come simbolo del body positive, così, no vabbè, quello queste... boh. Ma poi posso dire, ma va a capire se poi l'ha detta veramente lei questa frase, perché poi dopo la persona diventa un mito. Io non mi sarei mai permessa di prendere in giro Anna Magnani, perché veramente uno, ma in qualità di cosa, dall'alto di cosa, ma poi sono una grande ammiratrice, mi piaceva fare un omaggio ai suoi film, così magari le persone
Non era quello l'intento, eh. Cioè, mi faceva ridere fare questa cosa su questa cazzata e pensare che la Rai ci avesse costruito una fiction intorno, e soprattutto che a questa Simonetta gli diventasse il dramma della vita, esagerando in un'escalation di dolore fuori luogo, perché pure Simonetta esagera, comunque a un certo punto è lei che esagera. Però dopo, vedendo pure i ragazzi che l'hanno vista, comunque magari stavano certi in terza media, manco sapevano chi era Anna Magnani, adesso sanno che è stata una grande attrice, magari non hanno capito che il collegamento è Mamma Roma, e ci sta, perché io in terza media avevo visto Mamma Roma, però sai chi era. Beh, sì, sì, sì. Perché piace pure ai bambini, perché ai bambini gli fa ridere la cosa di... Cioè, io che gli dico una cosa e lei mi sbrocca, quella è una dinamica che fa ridere i bambini. Quindi mi sono capitati i bambini che mi dicono: mi fai che mi trucchi e io faccio la Magnani che ti urlo no, che non sanno chi è la Magnani, però dicono la Magnani, persone. Beh, piccole. Perché se gli piace il tormentone, cioè diciamo il tormentone, appunto, sì, la dinamica ripetuta. Se anche da bimbo io mi vedevo i programmi della Dandini e c'erano delle cose che assolutamente non capivo, però mi attaccavo a quei tormentori che mi piacevano tanto e quindi continuavo a seguire il programma. Io quando uscivo all'ottavo nano, cioè avevo 9 anni, 9, 10 anni, quindi figurati un po'. Però io c'avevo pochi di più, però quei pochi che servono per farti un po' più andare in fissa. E poi ci hai lavorato con la Dandini, quindi sei tornata, hai fatto diciamo un giro, bellissima, no, questa cosa bella, bello, bella, bella, molto bello, romantico. Sì, poi mi è presa quando stavo là, infatti mentre aspettavo di stavo alle prove del monologo, siccome sono un po' fra, cioè ogni tanto mi commuovo da sola, come prima che ho riso da sola e mi è veramente quella cazzata, poi sì, faccio i pensieri miei, mi viene da piangere, cioè vista da fuori forse devo andare da qualcuno. Stavo là seduta, c'era Sabina Guzzanti che stava provando un pezzo. Io non so perché mi è venuto in mente, io che da adolescente a 13 anni me lo guardo sul divano l'ottavo nano, e stavo lì a fare, mi sono venuti gli occhi lucidi, ho detto: ma speriamo mi metta a piangere, che qua parlo veramente una matta. Però sì, è stato molto bello, perché poi quando ma come quando ho lavorato con Corrado, cioè mi fa pure impressione di Corrado, no? Perché però Corrado Guzzanti era il mito, sono state proprio cose molto belle, questi sono stati gli incontri bellissimi. Ma poi, e soprattutto tutto perché in pochissimi poi anni, in pochi anni, però quando tu pensi: oddio, ma chissà se sono brava, chissà se lo posso fare davvero questo lavoro, il fatto che qualcuno che stimi così tanto ti scelga ha un peso. Ma scherzi, poi io ho le mie fisime, quindi penso: ma forse ha capito male prima, pensavo forse ha capito male, oddio ho fregato pure lui, madonna c'è cascato, sentendomi poi tra l'altro questo genio del male che intorta la gente millantando capacità che non ha. Però è molto bello quando persone che hanno tutta la tua stima ti dicano: sì, sei bravo. Poi brava, lavori con tutti i migliori, a un certo punto poi crolla anche il complesso dell'impostore, cioè magari sono bravo davvero e basta, e va bene così, insomma. Quindi ti auguro il meglio. Infatti, grazie. Il mio sogno bagnato è vedere te e Valerio a presentare Sanremo un giorno. Io spero con tutto il cuore che prima o poi la Rai ve lo faccia fare. Io penso, ma immagini, mamma, ma poi usciamo, no. Finisce Sanremo e sta la questura, che pace, perché poi Sanremo è pure in diretta. Sì, sì, ma io non me la collo questa cosa. Non accetteresti? No, sto scherzando. Dai, ecco, dai, accetta, ti prego. No, ti devo dire, io non ci ho mai avuto, perché poi io facevo l'attrice, mo che faccio la cosa della comica, cioè perché io faccio l'attrice, mo che faccio questa, non so manco se mi chiamo comica o come si chiama quello che faccio, perché comunque io faccio sempre l'attrice, pure quando, cioè non sono mai io, è sempre un cioè pure quella Emanuela Fanelli che sta con Valerio, come Valerio non è proprio Valerio, io sono una mezza mitomane lì, tanto rossico, cioè dico delle cose da matta, oppure recito e faccio cose recitate, quindi madonna il balletto, mamma mia il balletto di fronte a Borghi, grazie, mi pare, mamma mia, una cosa incredibile questa cosa. Comunque quella cosa facevo io nella vita privata, ma poi col Gabibbo, cioè quando ho visto il Gabibbo in Rai ho detto: ma cosa cazzo sta succedendo? Quella volta io non sapevo cosa fare quel giorno, e siccome quella cosa io la facevo a mia sorella, proprio con quella canzone, per farla ridere, gli sono imboccata una volta in camera facendo così. Io ho detto: vabbè, faccio rapide, dicendo poi: ragazzi, io ho questa cosa che faccio a mia sorella. Quindi la tristezza vera è stata nella sala autori che io mi sono messa a fare quella cosa ancora più triste che fa con Valerio che mi guardava così. Però vabbè, poi l'ho fatto, infatti era lo schifo che doveva essere per quella. Poi non è manco lo schifo, perché non è neanche una che balla male apposta, è una cosa che tu proprio dici: ma che cosa sto guardando, cosa dovrebbe essere. Però Sanremo, stavo dicendo, non ci ho mai avuto io la cosa di dire: voglio condurre Sanremo, il sogno,
non ce l'ho mai avuto. Ok. Però boh. Anche perché credo sia un'ansia, te hai partecipato comunque a, a Sanremo, quindi penso, si, penso sia un'ansia tremenda. Per entrare un attimo proprio l'intestino, mo, non entro nei dettagli, ma infatti ho pensato come... Non c'era manco il pubblico, peraltro, quindi ancora... Meno male per me, meno male, perché il pubblico sarebbe stato peggio. Però non so, veramente ti viene un'ansia che non... Non ce la fai, infatti quando sono uscita c'era Fiorello, carino, quando ho finito di fare il pezzo c'era Fiorello, io non lo conoscevo, e mi ha detto oh, Fanelli finalmente, solo che sai quando rilasci, mi sono attaccata, gli ho detto madonna mi sono cagata sotto, senza di manco piacere, niente, cioè, ma proprio attaccata, ma ci poteva essere, non lo so, anche... Mario Draghi, cioè avrei detto la stessa cosa, ma comunque non è che ho confidenza con Fiorello da dire madonna mi sono cagata sotto, ma questa cosa forse me la devo tenere per me, però è andata così, no, è un'ansia tremenda, non, però non mi hanno chiamato ancora, vedremo, no, secondo me non, i tempi non sono ancora maturi, ma secondo me fra qualche anno, io spero che tu qualche anno vedi che ti combino su quel palco, no, io sono... facciamo venire da, a prendere dai carabinieri in diretta, io lo spero, perché poi secondo me è un effetto domino, no? Cioè Sanremo la trasmissione più vista, più seguita, più chiacchierata, e da lì potrebbe nascere ancora qualcosa, non lo so, io sono un ottimista da questo punto di vista, speriamo, non lo so, speriamo, io te lo auguro comunque, perché sarebbe, grazie, sarebbe il meglio. Emanuela, grazie, cioè non ho nient'altro da dire, grazie di cuore di essere passata, è stata un'oretta fantastica, divertentissima, grazie degli aneddoti. Vuoi rileggere un attimo i nick al volo, qualche nick che mi piace tanto, no, ti faccio... Allora, innanzitutto ora sono aumentati, sono 7000, però ti vedo tanto, miliardi, Robibbo, Generale, Pergamello, Gatto Indipendente, se ti interessa. Ciao Gatto Indipendente. Ciao anche a Pergamello. Pergamello è molto... Teorasta. Poi abbiamo un budino laggante, che è storico, di questo canale. Cesoie di cromo, Poppus Bubbolo. Cesoie di cromo. Si può buttare la pasta. Toblerone XXL, se ti interessa, anche molto, molto bello. Questo lascia l'immaginazione veramente ben poco. Toblerone. Ma non so che sei venuto a cercare in questa chiacchiera, forse hai sbagliato live. No, c'è sempre, è un affezionato. Ciao, Doblerone XXL. E niente, Emanuela, grazie ancora, ti abbraccio forte, in bocca al lupo per tutto, ti seguiremo sempre, grazie, ovunque, e basta. E se volete seguirla su Instagram, ha detto posta poco, ma sti cazzi, mettete il like, andatela a seguire, così magari poi vedete la pezza, tutto. Seguitemi, così mi chiamano i brand dei bibitoni, che finalmente realizzano il mio sogno. Aspetta. Di dire mi bevo il bibitone, eccolo, e mi faccio il sogno. C'era anche... No, ecco, io faccio riferimento a uno in particolare, questo bibitone dimagrante, che però il bibitone dimagrante in mezzo, quindi leggono sapete cosa diceva sempre Cesare Pavese, e poi se finisce alla marca del bibitone, io sono affascinata. Comunque sì, grazie, seguitemi su Instagram, così mi arricchisco con gli sponsor. Dai, grazie ancora Emanuela. Grazie Dario, ciao. È stato un gran piacere. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Oia, oia. Minchia ragazzi, 7100, quasi a luglio, sono contentissimo che siate venuti a seguire Emanuela, è una grande, cazzo, grazie, grazie a tutti, grazie veramente, ma poi sono contento di averla avuta, perché secondo me va tenuta d'occhio, perché è in gamba, è protagonista di programmi e film che possono veramente cambiare qualcosa, quindi questi personaggi vanno subito seguiti.